Luciano è nato a Torino nel 1914. Da ragazzino andava a fare sberleffi ai soldati austriaci prigionieri che passavano nella via, fino a quando uno di loro in risposta gli lanciò una piccola armonica a bocca. Ebbe tre passioni: il servizio, la montagna e il canto. Luciano ha lasciato una traccia negli uomini che hanno potuto incontrarlo, e questi uomini si riuniscono tutti gli anni al solstizio d'estate in un luogo che egli amava per ricordarlo. Questo documentario è la storia di uno di questi incontri. Luciano è morto a Torino nel 1989. Sono Sila Tric e sono la moglie di Mauro, il figlio di Luciano, e sono qua tutti gli anni perché è un posto stupendo che piaceva e piace sia a me e a tutti noi, e soprattutto piaceva molto a Luciano, e per quello abbiamo voluto di mettere questo cippo qua. Il cippo abbiamo portato qua con i cavalli, l'ha portato sulle sue spalle il vecchio Gregorio, il cavallo preferito di Luciano, ed è fatto di legno, un po' un tronco grande, come un po' come era Luciano, può darsi, una cosa dritta, bella e perenne, spero, almeno. Tutti gli anni una cosa che ci diverte fare è sempre di andare un pezzetto più in là di quello che sarebbe così ovvio e normale fare. Quindi il cipo l'abbiamo messo qui perché era più bello che nel posto consueto sotto, e così quando arriviamo a dormire alla sera poi ci diverte il mattino dopo andare a fare un pezzo di cima. E sono cose che le abbiamo imparate grazie a Luciano, e quindi è stata una vera fortuna. È bello avere ogni anno questa occasione, perché costringe poi a rifare i conti con il futuro, nel senso che costringe a essere di nuovo un po' sognatori, a volere delle cose belle. E basta, sono molto contento, non ho mica tanto altro da dire. Qua dietro alle mie spalle c'è il cippo dedicato a Luciano. Volevo leggervi quello che mio fratello ha voluto far scrivere. Luciano Ferraris, capo scout. Dove si trova il tuo spirito, là sarà bello andare per tutti noi. Mauro mi ha chiesto di leggere questa lettera. L'uomo dell'arpa birmana. Luciano mi aveva portato a vedere l'arpa birmana quando ero piccolo, troppo piccolo per capire. Ricordo che dopo aver visto quel film, Luciano era tornato a casa colpito da quelle immagini e aveva ritrovato pace solo dopo aver trascinato a vederlo tutti gli scout del suo gruppo. L'arpa birmana è un film giapponese che attraverso il canto restituisce dignità ai vivi e ai morti. Luciano aveva la passione del canto, gli scouts che erano con lui lo sanno e cantavano anche loro, e dopo essere arrivato a Bardonecchia anche i ragazzi delle gite avevano cominciato a cantare in coro.
E forse queste voci sono ancora cristallizzate nelle rocce di queste montagne, insieme al vento e al gracchiare dei corvi. Cantiamo anche noi, quando all'inizio dell'estate ci ritroviamo in suo ricordo, attorno al cippo. Ed è proprio questo canto che continua a unire le nostre diversità, come nell'arpa birmana. Luciano ha vissuto dopo la giovinezza il periodo della guerra. Era a quei tempi sottufficiale dell'aeronautica militare e ne era stato profondamente coinvolto. Poi è venuto il periodo dello scautismo, quello forte, totale, stiloso, risoluto, spesso intransigente, quello delle grandi imprese, che ha insegnato a noi piccole cose che si sono rivelate nel tempo di grande aiuto. Con questi insegnamenti abbiamo potuto capire in seguito che la grandezza di essere liberi dipende in buona parte dalla rinuncia e dalla distanza che riusciamo a mettere tra noi e l'avidità. Poi col passare del tempo è arrivato all'età luminosa, quella dell'accettazione e della tolleranza. Luciano obbligava a buttar fuori il nostro lato migliore, che tutti abbiamo, anche se troppe volte dimentichiamo di avere. Poi è arrivata brutta la malattia e il suo coraggio ha superato la mia immaginazione. Ottavio lo sa, l'ha seguito fino alla fine. Luciano pregava perché non ci risparmiassimo ormai. Voleva che continuassimo la corsa, ognuno sulla strada della propria coscienza, senza mollare, superando le miserie, senza dimenticare che il nostro stile impone di pagare ogni scelta e l'abitudine a non mentire, soprattutto a noi stessi. Luciano ci obbliga ancora oggi a salire sulle montagne e continua a farci star bene. Il vostro Mauro. P.S. Insieme a Luciano devi ricordare Aldo D'Agostini, l'uomo coraggioso che la vita gli aveva affratellato e che nella mia educazione è stato come lo zio indiano. Franco Agliaut, Alberto Cibrario, Luciano Ferraris, Paolo Merlo, Roberto Reale, Ugo Spialtini, Riccardo Varvelli, la guida di Tripoli, Paolo Pellegrino e il camionista libico Khalifa Salem formano il corpo della spedizione italiana Tibesti 68. Scopo della spedizione la scalata delle Mikussi nel massiccio montuoso del Tibesti, nel centro del deserto africano del Sahara. Il 3 agosto la partenza da Torino alla presenza delle autorità comunali della provincia della Stampa. Luciano aveva un gusto particolare per i viaggi, in cui il viaggio ha un significato anche particolare. C'è chi ama spostarsi con la fantasia, c'è chi ama spostarsi nel tempo con gli studi storici, c'è chi ama fantasticare o filosofare. Luciano era un uomo attivo, un uomo che tutto ciò che doveva fare lo doveva fare materialmente, per cui anche il viaggio, l'impresa, era una sua caratteristica. I viaggi ne ha fatti molti sia prima che dopo, sempre con questo pizzico di impresa, di raggiungimento di qualcosa, ma in attività, perché non era capace, a mio avviso, di fare qualcosa seduto a rimuginare, a pensare, era più fatto per i voli attivi. Con Luciano ho fatto i primi viaggi a Lourdes con l'Unitalsi. Inizialmente facevo servizio nelle cucine, ero molto giovane, e Luciano preferiva che non vedessi ancora i malati gravi e mi metteva di corvée in cucina. Poi, dopo il primo viaggio, i due viaggi successivi li ho fatti nell'attrezzato, dove c'erano i malati da dover trasportare a mano, i malati più gravi, ed è lui che mi ha spinto a fare questa esperienza di vita, per vedere la speranza che c'era ancora in queste persone che si portavano a Lourdes. Per tanti era l'ultimo viaggio che facevano, perché alcuni morivano sul treno, e mi ha insegnato moltissimo nel dare questa completa disponibilità verso le persone che soffrono e comprendere che cos'è veramente la vita di chi soffre, di chi non ha più speranza. Ecco. Luciano è stato un grandissimo educatore, che non è diventato tale con lo studio o con qualche brevetto. Era un educatore nato, era un educatore di istinto. Dell'educatore aveva la personalità, aveva il metodo e aveva i valori. La personalità trascinava, secondo me, per questa sua grandissima
voglia di vivere e godere nel vivere, godere nel rapporto umano, godere nella natura, godere nell'avventura, nell'impresa. Una personalità quindi che attraeva automaticamente i ragazzi. Eravamo nel 1960 e puntini, gli anni sfuggono dopo un po' di tempo, e abbiamo organizzato insieme a Luciano e a Maurizio Paolucci e a Roberto Reali un'impresa da Torino a Istanbul. In realtà l'impresa era da Trieste a Istanbul, perché il primo tratto era fatto in treno. È stata un'impresa molto interessante e molto ricca a livello umano. Luciano aveva già avuto l'infarto e quindi viaggiava non in bicicletta ma in motorino, per cui noi lo trattavamo con un certo modo di fare superiore. In realtà personalmente mi attaccai alla sua spalla e fui trainato per 1000 fischi a chilometri. Luciano era come sempre in piena forma e poi con questo motorino sembrava che avesse risolto tutti i suoi problemi e quindi arrivava a fine tappa così in forma, così pieno di vita, che contrastava la nostra stanchezza fisica e poteva darci quel fine giornata gradevole, pieno di attività, di voglia di cantare, di stare insieme, di cui avevamo bisogno. È stata una pagina molto gradevole e con un Luciano in piena forma. Nel 1945, appena finita la guerra di liberazione, io ero un ragazzino di 11 anni e partecipavo molto alla vita dell'oratorio. Avevo perso mio papà in guerra, l'ho solo saputo nel luglio del 1945 che mio papà era morto e non era prigioniero. E Luciano, che era un giovanotto dell'oratorio, si era molto interessato al mio caso, mi era stato vicino. Poi mi ha chiesto di entrare negli scout. È riuscito a convincere tutta una serie di ragazzi a fondare il primo nucleo del Torino 24esimo. Con lui abbiamo creato il fazzoletto bianco e rosso, tagliando a metà delle bandierine di segnalazione della ex GIL. E il 5 di novembre del 1945 abbiamo fatto le prime promesse. A distanza di anni io mi chiedo che cosa poteva spingere un uomo che allora aveva 32 anni a dedicarsi a dei mocciosi come noi di 11 anni, ragazzi da dopoguerra che ne facevamo di tutti i colori. Al chiaro del mattin ci sveglia la canzone, ci sveglia la canzone. Al chiaro del mattin, al chiaro del mattin ci sveglia la canzone sotto il sole. Sono molto felice quando parlo di mio padre, perché parlare di mio padre è parlare di me stessa. Luciano ed io eravamo due anime in una, molto affini, anche se c'erano ovviamente delle difficoltà. Eravamo affini nel modo di interpretare la vita, ecco, forse è bello dire così, di relazionarci con gli altri, di essere ottimisti, essere allegri, vedere sempre il lato gioioso delle cose. E poi io e lui ci bastava così, molte volte anche soltanto uno sguardo per capirci, per sapere che cosa volevamo l'uno dall'altro. Certamente avevamo anche delle grosse differenze. Lui aveva una fede incrollabile, io invece non ho assolutamente questa fede. E ovviamente lui era un uomo eccezionale, io invece non lo sono assolutamente. Luciano ha dedicato molto del suo tempo, direi tutto il suo tempo libero, a stare con i ragazzi e a fare l'educatore. Certo si divertiva anche facendo queste cose, si divertiva moltissimo, però ha rinunciato a tante cose sue perché ci credeva in quello che faceva e ci credeva che l'educazione fosse un valore fondamentale. Credeva nel metodo scout e del metodo scout ha applicato
i principi fondamentali, il principio della autoeducazione, il principio dell'attività in gruppo, della responsabilità personale. Del cristianesimo ha trasmesso sicuramente una fede forte nei valori fondamentali del cristianesimo. Non era un bigotto, non era una persona che rincorreva le piccole pratiche spicciole, ma che ben aveva dentro di sé i grossi principi, e questi davvero li ha testimoniati. Bring my coffee in my favorite cup. That's why I know, yes, I know. Hallelujah, I just love her so. When I'm in trouble and I have no friend, I know she'll go with me until the end. Everybody asks me how I know. I smile at them and say she told me so. That's why I know, oh, I know. Hallelujah, I just love her so. È difficile catalogare una personalità come quella di mio padre, che era una personalità eclettica, una personalità straordinaria. Quella che colpiva in lui era l'umanità, un'umanità che debordava da tutti i pori della pelle, una carica eccezionale che si esprimeva in lui dovunque e dappertutto. È stato bellissimo avere un padre come lui. Purtroppo con Luciano io ho condiviso un'esperienza dura, l'ultima, forse la più importante, perché di mestiere faccio il medico e così in qualche misura ho provato a curarlo nella sua ultima malattia. Non ci sono riuscito, l'ho accompagnato fino al momento della fine. Lui aveva detto più di una volta che voleva che la morte lo cogliesse vivo, che avrebbe desiderato morire rapidamente, improvvisamente, nel pieno della sua attività vitale. Invece ha dovuto anche fare la dura esperienza di morire a poco, tirando fuori tutta la ricchezza che aveva nascosta dentro e che qualche volta mascherava sotto la grinta appunto del giullare, della battuta a tutti i costi. Ma Luciano non era un giullare, era una persona molto seria. Così io l'ho apprezzato, soprattutto alla fine. Ritorno qua al Col di Tours dopo circa più di 20 anni, ci venni con Luciano. Sono contento finalmente di essere riuscito a venire qui al Col di Tours, proprio per ricordare Luciano. Facevamo parecchie gite anche per conto nostro al di fuori dello scautismo. E una gita che facevamo spesso è proprio quella dietro le mie spalle, no? Che è il Col Étoile du Grand Vallon, dove è un posto amatissimo da Luciano. A me personalmente ha lasciato la traccia della vita, cioè la traccia del comportamento e dello stile, non soltanto come scout, ma come uomo, sul lavoro e nella vita. Faccio la maestra di sci d'inverno ed estate l'accompagnatrice naturalistica. Anni fa ho commesso l'errore
di dire al vecchio se aveva bisogno di aiuto, perché lui mi portava i figli in montagna. Questa richiesta, questa offerta di aiuto è poi successo che faccio l'accompagnatrice a tempo pieno. Ho ereditato da Luciano la sua attività. Luciano ha lasciato in me un segno profondo, perché da piccolini ci insegnava ad amare la montagna, a camminare, a passeggiare, a cantare, a giocare in una maniera tutta sua, che mi è rimasta dentro e credo che mi porterò sempre dentro il cuore. Luciano mi chiamava Tristezza, non si è smentito, perché infatti oggi, durante la celebrazione che abbiamo fatto qui, sono riuscita anche a piangere dopo 4 anni che vengo su sempre. E quando penso a lui ho un sacco di tristezza, anche se lui era un uomo molto allegro, io non sono riuscito a prenderla questa allegria. Speriamo di vederlo presto. Sono qui perché ho voluto un gran bene a Luciano, ho passato i giorni forse più entusiasmanti e più allegri della mia vita. Luciano mi ha insegnato attraverso l'allegria che si può prendere la vita ridendo, ma tanto sul serio. Tutti i giorni applico l'insegnamento che mi ha dato Luciano. Non contento di fare l'insegnante di ragazzi, mi occupo anche da un certo tempo a questa parte di formazione di educatori e di insegnanti. E cerco di portare avanti quel messaggio che Luciano ha lasciato scolpito dentro di me e non solo. Sono qui per salutare Luciano come mio costume tutti gli anni. Luciano l'ho visto poche volte, io sono qua per ricordarlo. L'unica volta che l'ho visto e mi ricordo di lui il suo sorriso è quando giocava a calcio con i ragazzi. Ho conosciuto Luciano tantissimi anni fa, quando ero un ragazzino, una persona che a me ha dato moltissimo e quindi, anche se non l'ho più visto per tanti anni, mi sembra giusto venire su ogni anno, dedicare almeno una giornata a ripensare a quando ero ragazzo. Credo di essere uno dei più vecchi presenti a questo incontro in ricordo di Luciano e questo mi permette di ricordare di aver imparato tanti anni fa a servire la messa ancora in latino. La prima risposta del chierichetto era «Ad Deum qui letificat juventutem meam», al Signore che dà gioia alla mia giovinezza. Ebbene, Luciano è stata la persona che ha dato gioia alla mia giovinezza e credo alla maggior parte delle persone che sono presenti qui. La presenza di Luciano l'ho sentita nei vari frangenti della vita e la sento tuttora anche qui. Ed è una presenza molto scherzosa che mi prende in giro in questo momento, che dice «Ma dai, non fare il fesso, cosa sono queste commemorazioni, cosa sono queste cose?». A volte mi volto in giro e dico «Chissà dove sei, dove ti nascondi, perché sono sicuro che ci sei».
sì.